Grillo ha perso la centralità che aveva nei media, per un po' non ne abbiamo sentito più parlare. Da domani ne risentiremo parlare perché domani si aprono le primarie, quelle che tu chiamavi le Parlamentari. parlamentari, come le ha chiamate Grillo, cioè per decidere chi saranno i candidati in Parlamento del Movimento 5 Stelle. Innanzitutto, proprio Grillo, che è quello che voleva aprire le porte dei partiti, lui che è contro i partiti e dice io voglio portare i cittadini in Parlamento. Innanzitutto voteranno, probabilmente avranno la possibilità di votare 100.000 persone, cioè quelli che sono iscritti a questo portale. Al momento non si sa quale sia il numero preciso e non esiste un albo, non esiste niente e cominciano già le prime lamentele sulla mancanza di trasparenza. E poi ci saranno questi 1.400 candidati che ricordiamo chi sono. Si potevano candidare quelli che, diciamo in una parola un po' brutta, erano stati trombati alle elezioni precedenti, sempre dal Movimento 5 Stelle, cioè quelli che erano candidati ma non erano riusciti a entrare nelle istituzioni per il Movimento 5 Stelle. Quindi altri militanti, per esempio, non si sono potuti candidare. E sono partite delle domande online, cioè domande a Grillo e Casaleggio proprio su cosa succederà da domani, cioè questi 100.000, che non sono quindi gli oltre 3 milioni del PD, che potranno votare per il Movimento 5 Stelle. Ancora non hanno avuto la possibilità di vedere chi sono questi candidati. Alcuni dicono che hanno avuto l'account cancellato e quindi non si sono più potuti candidare. Sono partite molte polemiche. Alcune delle 20 domande che stanno girando sulla rete a Grillo e Casaleggio, che ovviamente non hanno ancora avuto risposta, sono: quanti sono gli iscritti a questo portale? Quindi quanti sono quelli che hanno elettorato attivo? La trasparenza delle votazioni? Chi è il garante? Cioè, al momento, se io voglio contestare a Grillo le regole del Movimento 5 Stelle, lo posso fare attraverso un commento a un post di Grillo. Almeno nel Partito Democratico c'è questo comitato dei garanti, ci sono delle polemiche attorno a questo comitato, però almeno esiste. Innocenzi ha descritto una Infatti. burla ai danni dei cittadini, cioè una società segreta che pretende di essere trasparente e di lavorare in rete, ultraminoritaria, fatta di iscritti che sono una piccola oligarchia non aperta agli altri, e capeggiata da un signore che si chiama Casaleggio che espelle continuamente la gente. Ma vogliamo questa storia che lei ci ha raccontato qui E c'è sulla un ultimo 7? punto che non sono Ecco, io riuscita a dire l'adoro, fra non queste capisco perché 20 lavori per domande che Santoro. girano sulla Glielo volete rete, chiedere ma perché noi lavora gliel'abbiamo per anche chiesto, infatti a a Fabio Santoro? anche da noi, no, a A Fabio lei da per noi aveva chiedere. risposto proprio su questa mancanza di democrazia interna, nonostante invece venga professato il Così forse contrario. ti C'è un punto padronavi, no? fondamentale, cioè i candidati parlamentari, i possibili candidati parlamentari, hanno dovuto sottoscrivere una lettera in cui loro daranno i soldi del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle a questa struttura di comunicazione che sarà gestita appunto La da Casaleggio. Grillo e Casaleggio. Cioè, il punto adesso qual è? Che paradossalmente il Partito Democratico con queste primarie ultra partecipate supera Grillo nella sua critica ai partiti, perché Grillo in questi 4 giorni di primarie, da domani a giovedì, si vedrà addosso tantissime critiche che già sono partite fra gli attivisti rispetto a questo funzionamento poco trasparente e che questi potenziali elettori si troveranno a dover guardare 50-70 video dei loro potenziali candidati parlamentari per decidere chi votare, ma poi si può decidere chi votare attraverso un video e una dichiarazione di 20 righe. C'è Marco che dice che non ha senso limitare l'accesso solo a chi era già registrato e comunque nessuno gli ha spiegato in quale circoscrizione virtuale potrà votare e per chi. Ed effettivamente a 20 ore dal via trovare volti e curricula dei candidati per capire chi ti potrebbe piacere è quasi un'impresa. Fa eccezione il Movimento 5 Stelle di Milano che ha allestito una vetrina delle candidature. Solo che poi se scorri l'elenco la maggior parte dei candidati ha fra 40 e 50 anni e gli under 30, per dire, sono solo 14.